buongiorno, benvenuti al Carlos Caffè. Oggi è giovedì, a Roma noi rispettiamo la tradizione romana degli gnocchi fatti a mano. Semplici ingredienti, farina, uovo, sale, ovviamente le patate che abbiamo precedentemente lessato che poi andremo a schiacciare. Per il condimento, pomodoro, basilico, uno spicchietto d'aglio e un po' d'olio. Allora, una volta lessate le patate e levate le busce, andiamo a schiacciarle. Ok, a questo punto aggiungiamo la farina. Ok, allora orientativamente per 500 g di patate lessate aggiungiamo un 50%, un 250 g di farina e cominciamo a amalgamare. Aggiungiamo la parte rimanente della farina e continuiamo a impastare. Allora, eccoci qua, una volta assorbita la farina, ci creiamo spazio per aggiungere gli ultimi due ingredienti che sono l'uovo e diciamo un pizzichetto di sale. Mischiamo un po' e continuiamo a impastare. Occorrenza si può aggiungere anche un po' di farina per facilitare un po' la lavorazione, diciamo. Eccoci qua, adesso che l'impasto è ben amalgamato, procediamo al taglio. Allora, prendiamo una parte d'impasto, aggiungiamo un po' di farina sempre per facilitare la lavorazione e andiamo a eseguire un cordoletto, va, come lo vogliamo chiamare. Eccolo qua. Ok. E adesso inizio a tagliare. Eccoli qua. Continuiamo nella stessa maniera, sempre una parte di farina, sempre per facilitare la lavorazione. Allunghiamo il cordoletto. Cerchiamo di farlo omogeneo. Ecco fatto, una volta tagliati gli gnocchi passiamo al sughetto, quindi uno spicchio d'aglio, un po' d'olio nella padella precedentemente scaldata. Una volta che l'aglio è leggermente rosolato, lo mettiamo in camicia così possiamo magari toglierlo in un secondo momento. Aggiungo il pomodoro.
pizzico di sale. Aggiungiamo un goccettino d'acqua del bollitore. Qualche foglietta di basilico in cottura, poi aggiungeremo anche alla fine fresco. Eccoci qua, allora il nostro sughetto sta andando, nel frattempo approfittiamo per mettere in cottura i gnocchi. Allora, non c'è un tempo di cottura diciamo fisso, il segnale per noi è quando gli gnocchi salgono in superficie è segno che sono pronti, a quel punto li andremo a scolare e mantecare con il condimento. Leviamo l'aglio, allora come vedete gli gnocchi sono saliti, questo è per lui il segnale che la cottura è quasi ultimata, quando una volta saranno saliti tutti possiamo scolarli e unirli al condimento. Ecco fatto, scoliamo e uniamo. Quindi riaccendiamo il fuoco, aggiungiamo un altro po' di acqua di cottura e cominciamo a mantecare. Un goccetto d'olio. Impiattiamo il nostro bel piatto di gnocchi. Continuiamo con un ciuffetto di basilico fresco e il piatto è pronto. Buon appetito dal Keros Caffè.